Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre. Non suona. Sarà rotto. Eh sì, se non suona vuol dire che è rotto, no? E allora, se è rotto, bussa. Bussa! Come cavolo è che a te funziona sempre? Perché a me non deve mai suonare niente? Madonna, ce l'ho pressione crescendo, calma, calma. Porca puttana maledetta, ci devo comunicare una cosa urgente a questo. Ma io non lo so, ogni volta che ho in mente un piano geniale non c'è malinteressato. Non è in casa questo Fracchia. Se questo Fracchia non c'è, ce ne andremo. Ah, salve. Mi scusi, signor commissario, ma ero di là che stavo, insomma, ero di là alla televisione, allora... Ma ci scusi, lei Fracchia se la disturbiamo a casa, ma le devo comunicare una cosa veramente fondamentale. Possiamo? Prego, prego, venga. Dopo di me. È sicuro che non c'è nessuno qua dentro? Posso parlare liberamente? Sì, non ci sono che io. Allora, sto sbadigliando. Fuma? Hai fumato in vita mia. Beato lei. Caro Frecchi, ma lei c'ha proprio tutti i pregi, eh? No. Dunque, adesso che siamo sicuri che qua dentro non ci sente nessuno, la metterò al corrente di cose top secret, segretissime. Noi della polizia abbiamo fatto delle indagini e abbiamo nelle mani una vera e propria bomba. Sì. Caro Frecchi, abbiamo scoperto la mamma della Belvomena. Il delinquente assassino, F. Tendone, risulta morbosamente attaccato a questa mamma. Tant'è vero che rischia continuamente la galera per venirla a trovare. Siete sicuri? Sicurissimi. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei devo dire che è molto legata al figlio di puttana, ovviamente. Mi è venuta così. Oh, dunque, la polizia italiana, la polizia, io per la verità... Ho avuto come al solito un lampo di genio e ho pensato un piano veramente esemplare per catturarlo. La belva? Certamente, e chi se no? Oh. Dove posso? Non c'è un... Ma scusi, il tavolo? Oh. Sfruttando la sua perfetta somiglianza, diciamo, con la belva umana, io avrei pensato che se lei va a casa... Di questa mamma, fingendosi figlio ovviamente, e la convince ad andare in clinica a ricoverarsi per farsi delle ricerche e delle analisi, anche perché io penso, anzi ne sono sicurissimo, che questa è sifilitica, dal momento che avrà avuto dei rapporti con dei muli e degli asini arabi che quelli ci hanno delle... Ma scusi, perché si rifiutano? Non capisco che rischio corre lei, scusi. Facciamo pubblicare la notizia sui giornali che la troiaccia, cioè volevo dire la puttanazza, è stata ricoverata alla clinica Salusmea. La berbe non resiste e va a trovare il bagascione. Così catturiamo il figlio di prostitutazza. Prostitutazza. Basta. Basta. Scusi, Frecchi, io non la capisco a lei, sa? Perché continua a ostinarsi così? Ma si rende conto dei vantaggi che lei ne trarrà? E sottolineo lei. Una volta tolta di mezzo la belva umana, insomma, lei rimane l'unico possessore di quella faccia. Niente più storie con la polizia, con tutti gli altri. La sua vita tornerà bella, sicura e serena. Si rende conto? Ma quando lei dice togliere di mezzo, che cosa intende? Che lo ucciderete? Lo fate fuori? No, perché io ho paura, è un rappresaglio. Se lui resta vivo. Non si preoccupi, Frecchia, non resta vivo. Se si arrende, becca l'ergastolo. Se si azzarda a sparare un colpo, noi lo riduciamo un colabrodo. Quindi stia tranquillo, non si arrende. Certo, non si è arreso mai in vita sua. Ecco, vede che lo sa pure lei. Dove... Ah, già. Collaboriamo, collaboriamo! E poi si fanno sempre i cavoli loro, va a fidarti! Sì, però anche noi abbiamo messo la microspia nell'accendino. E meno male che l'abbiamo fatto, se no eravamo fuori. Già.
bene. Oh, finalmente, caro Frecchia, così mi piace. Allora, domani alle 10 lei viene da me a commissariato, io l'accompagno personalmente dalla vecchia baldracca della Trinacria con la lue, che oltre al muro si è fatto pure un bue. Mi è venuta la rima, la lue e il bue. D'accordo. Zitto, Frecchia. Allora c'è qualcuno in casa? È gatto. Ah, il ghetto. Azma, questa è una bestia enorme. Che ghetto è? Sì, è un bestione, è un gatto, un gattaccio in amore. Ah, ho capito, un sorieno. Perché quelli vanno sempre in amore. Boh. Aspetti, vado a metterlo a posto io, questo soriano. Bussa via! Vai via! Vai via, brutto gattaccio! Sei proprio un soriano deficiente, bussa! Vattene via, gattaccio! Vai sui tetti! Vai via, gattaccio! E tieni a posto con la coda! La coda non la controllo io! Sei giù a due zampe! A quattro! Guarda, deficiente che io ti castro, sai! Ma prego, quello no! Hai capito? Soriano, tu devi andare sui tetti! Io vado a vedere di là, eh? Tu stai qui e stai sveglio. Vabbè, stai naturale. Frecchia? Dove va? Vado sui tetti. Ma non ci ha mandato già il gatto sorieno? Sì, ma sa, mandarlo così da solo, di questi tempi non c'è tanto da fidarsi. Senti un po', Frecchia, scusi tanto, ma... Insomma, lei mi deve far vedere, lascia passare, scusi, sa? Eccolo qua. Perché comincio anch'io non capisci più molto. Sì. Voglio rendermi... Vero che c'è secondo. Tutto. Aspetta! Ah, già. Non si può. Aspetta. Ma come? Mamma l'ha spenta. Su. Oh. Dunque. È un tavolo pregiato. Ma abbiamo un po' di pietà. Ma guardi, forse... Mi perdoni, caro Frecchio, ma sa, le precauzioni non sono mai troppe. Lo so. Timbri a firma, benissimo. No, perché, caro Frecchia, sarà anche il nervosismo, io non lo metto in dubbio, ma io ho visto che lei poc'anzi ha stritolato un uovo di marmo con la meno. Ma come io? Ah, già, è vero, io le uova di marmo le compro proprio per stritolare. Ma ho stritolato quello rosa? Sì, quello lì. Era quello che mi ha regalato mia zia. Ecco perché per un attimo io addirittura avevo pensato che qua dentro si potesse nascondere la belva. Invece chissà dove sei inguattato il maledetto figlio di Sgualtrinezza. So io dove si nasconde quel maledetto delinquente! Adesso io la chiudo! Ma allora, lei è smemoreto. Scusi, ci ho dato io una calcagnetta e lei adesso ci dà una capoceta. E si fa male, scusi. Commissario, hanno fatto una rapina alla banca centrale. È stata la belva, l'hanno riconosciuto. Lo sapevo. È stata la belva? Sarà l'ultimo colpo della sua vita. Perché appunto, come dicevo a Frecchia, da domani le jeux sont terminés, rien ne que voleva. È francese questo, no? Sì, lo imparate a Barlette, modestement. Allora, facciamo pulizie? Andiamo. Frecchia, questo non lo deve mai lasciare, lo deve sempre tenere in tasca, eh? Benissimo. Au revoir. Arrivederlo. De Simon Caminé, che fa schifo pure di dietro. Oh, che casino che c'è qua dentro, Frecchia!